È un vero e proprio idolo delle donne, signore Teenagers, oltre ad essere un indiscutibile artista in fatto di torte che tra le sue mani diventano opere d'arte, tripudio di applausi e di flash fotografici per l'arrivo, per la prima volta a Molfetta, di Buddy Valastro, alias il boss delle torte, conduttore dell'ormai celebre e seguitissimo programma televisivo di pasticceria, ad accompagnarlo sua moglie, la bella Elizabeth Jomine, i cui genitori sono di Molfetta. Presso un gremito auditorium Salvucci, Museo Diocesano, i due super ospiti sono stati ricevuti dal vescovo Monsignor Domenico Cornacchia, dai vertici delle associazioni All Movie, quelli di I Love Molfette e Molfettesi nel Mondo, che hanno organizzato l'accoglienza insieme ai rappresentanti dell'associazione Cuochi Baresi e le autorità militari. Una città intera ha voluto dunque abbracciare Elisa e Buddy, che invece è per metà siciliano e per metà altamurano, come il vescovo Cornacchia. Ai coniugi Valastro, vere star internazionali nel mondo della pasticceria, è stato fatto dono di una targa e di una serie di altre onorificenze. Si tratta di un evento unico e irripetibile. Elisa e Buddy hanno deciso di far tappa a Molfetta prima di tornare negli States, anche per far contento nonno Franco, originario di Molfetta, rimasto a Hoboken nel New Jersey. Per me è una gioia immensa accogliere Buddy e Elisa, che ho conosciuto qualche anno fa negli States. Il commento del presidente di All Movie, Roberto Panzini: sono persone molto generose che credono nella famiglia e sono orgogliosi delle loro origini. Sono persone speciali. Cake Boss arriva a Molfetta, è stato sempre un sogno. Oggi arriva qua Buddy, ma arriva Lisa Valastro, la moglie, che ha origini molfettesi, radici molfettesi, e l'entusiasmo sia da parte mia, ma anche della cittadinanza che oggi sta partecipando in massa è notevole, ma è stato fantastico anche sentirsi dall'altra parte dell'oceano con il nonno, con i genitori, che ci siamo sentiti tutti i giorni fino a stamattina alle 5 per organizzare al meglio l'evento.